Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Assemblea ha bocciato con 10 voti contrari espressi dalla maggioranza di centrodestra e con gli 8 voti favorevoli da parte del centrosinistra la mozione firmata dai consiglieri regionali del Partito Democratico Fabio Paparelli e Tommaso Bori, con cui si chiedeva alla giunta di Palazzo Donini una serie di impegni relativi al potenziamento della sanità nel comprensorio ternano. Il servizio. Il primo firmatario della mozione, Fabio Paparelli, ha chiesto l'impegno della giunta regionale per un nuovo ospedale della Conca Ternana ad alta specialità, dotato di circa 500-600 posti letto, presso l'area di Maratta, una zona che dispone sia di validi accessi stradali che di una aviosuperficie già autorizzata H24 e già convenzionata con l'ospedale. Terni, ha sottolineato Paparelli, ha visto il drastico calo di ricoveri e interventi chirurgici, anche oncologici, e il saldo della mobilità dei pazienti è diventato negativo, mentre prima l'ospedale ternano attraeva molti pazienti da fuori regione e contribuiva in maniera enorme ad aumentare gli introiti della sanità umbra. Per Paparelli, in primo luogo, occorre fare in modo che i cittadini umbri non si rechino fuori regione, almeno per gli interventi a bassa e media intensità. Nella mozione si chiedeva anche di accelerare la realizzazione della Casa della Salute, che includa il 118 e una sede per le associazioni di volontariato, riorganizzando la sanità territoriale, e accelerare anche per fare il bando relativo al plesso ospedaliero di Narni Amelia, sottolineata anche l'importanza di un nuovo laboratorio di emodinamica Orvieto. L'atto comprendeva anche una ipotesi di due aziende, Umbria Nord e Umbria Sud, in vista del nuovo piano sanitario. Per la maggioranza è stato soprattutto il consigliere ternano Daniele Carissimi a motivare il voto contrario alla mozione del Partito Democratico. Ribadiamo l'assoluta necessità del nuovo ospedale di Terni, ha sottolineato Carissimi, come anche l'assoluta necessità dell'integrazione tra medicina territoriale e azienda ospedaliera e l'assoluta necessità di mantenere l'azienda ospedaliera sul Ternano. Riteniamo di votare no, nella misura in cui la mozione addebita impropriamente responsabilità in ordine alla gestione pandemica a questa amministrazione ed entra in scelte strategiche premature che devono essere fatte dal piano sanitario regionale. La settimana prossima, aggiunto Carissimi, verrà discussa in aula la mozione da noi già presentata con cui chiederemo l'impegno della Giunta a realizzare il nuovo ospedale di Terni, l'immediato avvio della progettazione della città della salute integrata con il primo e di valutare il riequilibrio delle strutture sanitarie convenzionate private. Ottimizzazione degli orari di trasporto e coinvolgimento dei sindaci del territorio. Voto unanime della seconda commissione su una proposta di risoluzione unitaria riguardante la Ferrovia Centrale Umbra. Il servizio di Alberto Scattolini. Con il voto unanime dei presenti, la seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini, ha approvato una proposta di risoluzione concernente l'infrastruttura e i servizi della Ferrovia Centrale Umbra e che prevede interventi in merito all'ottimizzazione degli orari di trasporto e il coinvolgimento dei sindaci dei territori interessati. Nel documento di indirizzo, predisposto e votato dopo un percorso particolarmente partecipato dai vari soggetti interessati alla materia, a partire dai rappresentanti dell'associazione Il Mosaico, hanno presentato una cospicua documentazione progettuale con la quale veniva rimarcata l'urgenza di interventi immediati per mitigare il disservizio a cui sarebbero soggetti i passeggeri pendolari e studenti, con particolare riferimento alle zone dell'Alto Tevere. Il documento di indirizzo, che sarà illustrato all'Aula dalla Presidente Mancini, mira ad impegnare la Giunta regionale ad assumere ogni iniziativa in considerazione che tale proposta proviene dal basso e risponde ai bisogni più volte manifestati dai cittadini, che consenta di rivedere l'attuale orario di servizio con l'eliminazione delle corse veloci su gomma che, pure collegando Città di Castello alla stazione di Perugia Sant'Anna, bypassano i centri abitati di Umbertide e di Ponte San Giovanni, nodi fondamentali per il trasporto ferroviario nell'Umbria. A tal fine occorre prevedere, in sostituzione delle corse veloci su gomma, l'istituzione di treni veloci confermate su Trestina, Umbertide e Ponte San Giovanni, con 3 corse veloci nel corso della mattinata e 3 corse di rientro senza ulteriori aggravi
gravi in termini di chilometri treno. Assumere ogni iniziativa che modifichi e ottimizzi gli attuali orari di partenza da Città di Castello verso Ponte San Giovanni e di ritorno, al fine di permettere l'interscambio con i servizi di Trenitalia verso Fontiveggio e Università Ospedale Silvestrini, sia verso Assisi, Foligno, Terni, Roma, mettendo in atto anche interventi di riqualificazione delle stazioni esistenti, potenziando le biglietterie e i servizi ai viaggiatori. Porre in essere tutte le azioni utili affinché si ristabilisca il collegamento ferroviario Città di Castello-Sansepolcro, nella volontà politica che tutto l'intero tratto ferroviario diventi di interesse nazionale. Porre in essere il ripristino della ferrovia Sansepolcro-Arezzo, supportando e qualificando come progetto interregionale la proposta della Regione Toscana e della provincia di Arezzo, invitando la Regione Umbria a coordinate azioni comuni. Assumere ogni iniziativa in sintonia con l'attuale piano regionale dei trasporti e che potrà trovare conferma ed ampliamento nei successivi atti di programmazione del settore, coinvolgendo anche i sindaci dei comuni interessati, al fine di rendere effettivo il collegamento tra il fondovalle e i comuni collinari dell'alta valle del Tevere, anche mediante l'integrazione con bus di minore dimensione tra TPL e trasporto scolastico dedicato, in maniera tale da rendere effettivo lo sfruttamento della rete ferroviaria per finalità turistiche. La prima commissione consiliare di Palazzo Cesaroni torna ad occuparsi della riforma del mercato del lavoro, il servizio di Marco Paganini sull'audizione a Palazzo Cesaroni. La proposta di legge della Giunta regionale che modifica ed integra la legge 1/2018 relativa a mercato del lavoro, apprendimento permanente, promozione dell'occupazione e agenzia regionale per le politiche attive del lavoro è stata al centro di una nuova seduta partecipativa dell'Assemblea legislativa. La prima commissione nell'ultima seduta ha ascoltato associazioni di categoria e dei disabili, referenti sindacali della funzione pubblica e rappresentanti della RSU di ARPAL. Il quadro emerso dagli interventi si è presentato nuovamente articolato, con una condivisione delle finalità e degli strumenti dell'iniziativa legislativa da parte di Legacoop, CNA Umbria, Coldiretti, Confindustria, ConfCoop e Assolavoro. Da parte delle associazioni dei disabili, FISH e FUND, è emersa la richiesta di un maggiore coinvolgimento e di una più concreta collaborazione tra centri per l'impiego e associazioni delle persone con disabilità, oltre ad una maggiore attenzione alla qualità del lavoro proposto ai lavoratori più fragili. Le strutture di categoria di CGL, CISL e UIL hanno evidenziato di non condividere l'azione di riforma completa di ARPAL in un momento emergenziale come quello attuale, la scelta della creazione del ruolo di amministratore unico, la prospettiva di puntare sulle convenzioni con le cooperative per l'inserimento dei lavoratori disabili. La RSU di ARPAL ha chiesto di rafforzare e non sminuire il ruolo pubblico dell'agenzia per assicurare il collocamento di tutti i lavoratori, di quelli più richiesti dal mercato come di quelli più deboli. Prosegue l'attività della commissione d'inchiesta, analisi e studi su criminalità organizzata, infiltrazioni mafiose, corruzione, riciclaggio, narcotraffico e spaccio di stupefacenti. Nell'ultima seduta l'audizione con il procuratore Raffaele Cantone, interviste di Alberto Scattolini al procuratore Cantone e anche al presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta e al presidente della commissione antimafia Eugenio Rondini. Nella commissione d'inchiesta, analisi e studi su criminalità organizzata e infiltrazioni mafiose, presieduta da Eugenio Rondini, continuano le audizioni sul tema del ciclo dei rifiuti in Umbria in relazione al pericolo di infiltrazioni da parte delle ecomafie. Dopo aver ascoltato nelle passate settimane il vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali a esse correlate, senatore Luca Briziarelli, e il professor Antonio Pergolizzi, membro dell'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e la legalità, curatore del rapporto Ecomafie, ha avuto luogo a Palazzo Cesaroni l'audizione con il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, che ha delineato il quadro della situazione rispondendo anche ad alcune domande dei commissari presenti.
Ma l'Umbria è una regione che non ha manifestazioni di organizzazioni criminali stanziali. Diciamo, l'Umbria non ci sono clan che operano nel contesto. C'è stato in qualche momento, soprattutto la stampa, che aveva dato l'immagine che questo potesse accadere. Per fortuna non è così. Però l'Umbria è una regione a rischio per quanto riguarda l'infiltrazione del sistema dell'economia. C'erano già dei segnali in questo senso e il rischio che soprattutto nella fase post-pandemica questi segnali possano essere ancora più significativi. E devo dire che il tema dei rifiuti è uno dei temi sui quali c'è maggiore rischio di infiltrazione. C'è un tessuto qui ed anche del territorio che consente soprattutto tutta una serie di attività illecite nel settore dei rifiuti, e quello è un ambito nel quale i rischi che qualcuno ne possa approfittare dall'esterno sono molto significativi. Prima del suo ingresso nella sala Brugnoli, Raffaele Cantone è stato ricevuto dal presidente dell'Assemblea Legislativa, Marco Squarta. Ho voluto dare il benvenuto al dottor Cantone, ringraziandolo della presenza qui in Consiglio regionale presso la commissione antimafia, una commissione che devo dire sta lavorando molto bene, perché prima del dottor Cantone, appunto, che è venuto oggi, è venuto anche il dottor Cardella, quindi una commissione, appunto, che sta facendo il proprio ruolo competenza nel rispetto, appunto, al contrasto alle infiltrazioni mafiose, alla criminalità organizzata. L'Umbria sicuramente non è messa come criminalità organizzata, come mafia, rispetto a delle regioni, soprattutto del sud, che hanno una situazione molto, molto peggiore, però diciamo, gli occhi vanno tenuti sempre molto aperti, deve essere tenuta alta l'attenzione, perché il rischio, soprattutto dopo una crisi economica e sociale come quella che sta attraversando l'Umbria, come tutte le regioni d'Italia, di infiltrazioni, la possibilità di infiltrazioni mafiose o di criminalità organizzata, sono sicuramente elevate. Quindi è necessario che tutte le comunità umbra, a partire dai massimi livelli istituzionali, tengano alta la guardia per evitare che queste infiltrazioni, che questi, diciamo, episodi di criminalità possano essere presenti nella nostra regione. Quindi le istituzioni devono dare il buon esempio. Soddisfatto del lavoro che sta portando avanti la Commissione sul tema del ciclo dei rifiuti, ma non solo, il presidente Eugenio Rondini. Proseguono le audizioni con oggi procuratore Cantone, sicuramente sarà un valore aggiunto per il nostro lavoro sulla proposta di legge che abbiamo ereditato, tratteremo vari argomenti, soprattutto il ciclo dei rifiuti, per sapere le dinamiche che si possono innescare rispetto a certi fenomeni. Poi probabilmente tratteremo l'argomento della corruzione, dell'usura, per capire come intervenire in maniera concreta sulla proposta di legge. E devo ringraziare anche l'Osservatorio, uno strumento importante per la nostra Commissione e per il nostro lavoro, che permette dei focus su certe tematiche e permette di migliorare un po' tutti sul lavoro svolto dalla Commissione. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità la mozione firmata dai consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Eleonora Pace e Marco Squarta, che chiede alla Giunta di attuare le nuove indicazioni per le priorità vaccinali, che ricomprendono tutte le persone estremamente vulnerabili, con particolare attenzione ai pazienti oncologici che abbiano riportato una immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico, indipendentemente dalla data di termine delle cure. Il dispositivo votato dall'Aula è il risultato delle modifiche apportate al testo originale, recependo le indicazioni del capogruppo del Partito Democratico Tommaso Bori, che quindi lo ha sottoscritto insieme al capogruppo della Lega Stefano Pastorelli. Via libera dell'Assemblea Legislativa alla mozione promossa dai consiglieri della Lega Paola Fioroni, Stefano Pastorelli e Valerio Mancini, che prevede misure di promozione e sostegno per lo sviluppo della filiera suinicola umbra. Nello specifico si impegna la Giunta a prevedere forme di sostegno per gli allevamenti di carne suina al fine di sostenere e rilanciare una filiera strategica per la regione Umbria, al fine anche di recuperare competitività rispetto alla concorrenza straniera, ricostituire tutte le condizioni per la riattivazione dei mattatoi in Umbria, con particolare attenzione ai territori colpiti dal sisma, porre anche in essere ogni opportuna azione affinché sia incentivato e promosso il consumo delle carni umbre sane, certificate e garantite.
L'Assemblea ha approvato la mozione di Andrea Fora che chiede alla Giunta regionale di attivarsi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico regionale e degli enti locali. Illustrando l'atto in aula, Fora ha spiegato che propone all'esecutivo di Palazzo Donini di avviare una ricognizione del patrimonio pubblico immobiliare inutilizzato che è in capo alla Regione e anche alle sue partecipate. E potrebbe essere valorizzato per avviare progetti di sviluppo sociale ed economico in grado di generare occupazione giovanile e nuove filiere di economia circolare. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato la mozione presentata dal consigliere regionale della Lega, Francesca Peppucci, che prevede contributi alle attività economiche svolte nei centri storici dei comuni dove siano situati santuari religiosi. Nello specifico viene impegnata la Giunta a chiedere tramite un confronto col Governo che in fase di attuazione del nuovo provvedimento la norma sia applicata nei confronti di tutti i comuni umbri dove siano situati santuari religiosi, indipendentemente dalla popolazione residente e comunque includendo i comuni del cratere, incrementando le risorse stanziate per la sua attivazione, estendere il contributo alle attività economiche di vendita di beni e servizi svolte nelle zone A di tutti i comuni a vocazione turistica, fermo restando il parametro del rapporto delle presenze turistiche straniere e cittadini residenti. Donatella Porzi, consigliere regionale del Partito Democratico, ha presentato una interrogazione alla Giunta per chiedere di conoscere quali siano le delibere adottate in recepimento delle norme nazionali che hanno destinato specifiche risorse economiche alla Regione e come queste siano state ripartite. La Giunta regionale, dice Porzi, non ha impegnato tutti i 63 milioni di euro arrivati dal Governo nazionale. Ennesima lungaggine dopo i gravi e ingiustificati ritardi con cui è stata affrontata l'emergenza sanitaria in atto. Tommaso Bori, capogruppo del Partito Democratico, chiede di istituire il servizio dello psicologo di cure primarie, una figura che risulta fondamentale, dice Bori, alla luce dello spostamento dell'asse dalla malattia alla salute della persona nel sistema sanitario nazionale. È ancor più strategica dopo oltre un anno di emergenza sanitaria che ha aumentato i casi di patologia e di cronicità. Bori annuncia la presentazione di una proposta di legge per l'istituzione del servizio di psicologia di cure primarie che vada a integrarsi con l'azione di medicina generale e con i pediatri di libera scelta. È inaccettabile l'accreditamento automatico delle strutture della sanità privata e la distribuzione di fondi a pioggia. Lo dicono i consiglieri regionali del Partito Democratico Tommaso Bori, Michele Bettarelli, Simona Meloni e Fabio Paparelli che annunciano la presentazione di un'interrogazione nella quale chiedono alla Giunta di spiegare i motivi per cui le unità sanitarie locali hanno fatto scelte diverse rispetto alla normativa e, in caso di illegittimità, di provvedere a una rettifica e un'emissione di nuovi avvisi legittimi nel rispetto della legge e a tutela delle realtà aziendali presenti nella nostra regione. Michele Bettarelli, consigliere regionale del Partito Democratico, annuncia la presentazione di una interrogazione per chiedere quali sono stati i criteri e le logiche in base all'apertura del centro vaccinale di Umbertide. Bettarelli spiega l'atto ispettivo ritenendo anomale le dichiarazioni emerse durante la seduta del Consiglio Comunale di Città di Castello del 12 aprile scorso in merito ai motivi che sarebbero alla base dell'apertura del centro vaccinale di Umbertide, e cioè l'intervento di un ex sindaco, l'interpellanza del consigliere regionale Bettarelli, il comune che contatta ripetutamente la regione Umbria. Per quello che mi riguarda, dice Bettarelli, le affermazioni relative al mio operato non corrispondono al vero, non avendo io nel corso della mia attività consigliare presentato alcuna interpellanza o atto riguardante il centro vaccinale di Umbertide. Per questo ritengo necessario di fare chiarezza. Riconoscere e sviluppare le tradizioni popolari dell'Umbria, salvaguardando, promuovendo e valorizzando il patrimonio culturale, folclorico e linguistico che è parte fondante dell'identità della nostra regione. Lo chiede la consigliera regionale del Partito Democratico Simona Meloni, anche vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, che annuncia la presentazione di una proposta di legge in questa direzione. Riconoscere e sviluppare le tradizioni popolari dell'Umbria.
Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda sulle televisioni locali della Regione, è disponibile in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente è disponibile su YouTube. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.